Io sono venuto per sono venuto qua per... No, raga, sono venuto qua per distruggere Comedy Central. No, scherzo. You come here, fuck. L'avete visto Il migliore dei mondi, il film? Sì? L'hai visto? Sta Maccio Capatonda e poi ci sta Piero Sermonti. C'è presente, fa il fratello. Quel film dovevo girarlo io. Devo stare al posto di Piero Sermonti, dove essere il fratello di Maccio Capatonda. Stavamo una settimana alle riprese, parlo con te che gli altri non hanno visto. E mentre stavo leggendo il copione, mancava una settimana alle riprese, io mi sento male, svengo, vado in coma. Sto 45 giorni in coma. Raga, non è un film della sorpresa, sto qua, porco di genici. Oh, che è successo? Sto qua. Come va a finire questa storia? Sto qua. Comunque, vado in coma in condizioni pietose. Io sono in coma per la polmonite bilaterale e focolai multipli, ma in realtà io pesavo 160 kg. Fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno. 500 glicemia. Lo sangue me lo spillava come se fosse la birra Moretti, cioè a dentifricio proprio. Cioè avevo 200 di pressione, no, davvero, non vi dico cazzate, è vero. In più, la droga. Sometimes, quando capito, a volte era everyday. La droga io mi drogavo in base ai soldi. Siccome i soldi ce ne avevo tanti, mi drogavo sempre, capito? Questo. La differenza tra me e voi è la povertà. Voi non potete morire di droga perché siete poveri, capito? Questo è, io mi drogo, ma che ti droghi? Ti fai marijuana? Oh, io fumo le canne, ma vaffanculo, scemo! Ti fai le canne? Oh, quanto è bello, mi faccio una canna, mi sballo, ma levate dei coglioni, scemo! La droga vera, fermi! La droga vera è la cocaina, quella è vera, no la marijuana. La marijuana, dove cazzo vai con la marijuana? Vado in un pusher oggi, 7 euro. La cocaina costa 100 euro al grammo. La marijuana costa 5 euro, c'ho 8 euro. Ma mi do 8 euro, è 8,20, che faccio? Lascio, sì, lascia. Che stai, lo salumiere? Pesavo 160 kg. Ora ne peso meno di 110. Sai vuol dire? Qua ci sta l'applauso, merda! Qui ci sta l'applauso. Io però lo dico. A me i ciccioni mi fanno schifo il cazzo, no, veramente, io li odio i ciccioni, mi fanno schifo, mi fanno sul cazzo prima, mi fanno adesso schifo più di prima, perché io sono per il body shaming, sei ciccione devi morire, sì, no, sì, perché questa a mo ci sta questa pubblicità progresso per i ciccioni, ma se ciccione è bello lo stesso, grasso è bello, grasso fa schifo al cazzo, che sei bello, no, scopatela tu una che c'ha 7 pieghe di panza, scopatela, non sai se ti scopi la fica o le pieghe, non lo sai, fai, comunque mi sveglio dal coma. E stavo in un ospedale cattolico quando la vita ti dice male, capito? Cioè, la legge del contrappasso, dovevo andare su un ospedale, stavo a Roma, un ospedale cattolico, e c'era una madre superiore, l'ospedale cattolico c'era una madre superiore, una suora negra, e comandava tutti, capito? Quando dice tu vai qui quella, e io mi sveglio e dico oh sto in paradiso, sono morto, lì negri comanda, sto in paradiso per forza, non è normale, negro non si può dire, Negro no. Negro. Io sono venuto per sono venuto qua per... No, raga, sono venuto qua per distruggere Comedy Central. No, scherzo. Allora, quando ti svegli che sei stato in coma, è umiliante che una bella figa di infermiera come la ragazza tua viene là e mi dice Giorgio, sei stato bravo nel film del Castelletto, però ti puoi girare per adesso perché... E ti pulisce il culo, capito? Bravo nel film albanese, girati meglio. È umiliante. Io devo fare 6 minuti e farò 18 adesso. Non me ne frega, non me ne frega, no, veramente. Oh, non mi pagheranno la figlia, cazzo me ne frega, oh. Stavo più a me. Non c'è di cazzo a me, cavallo. Comunque, io adesso ho cambiato vita, davvero, no, questo l'ho fatto, perché prima fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno, ora guarda che fumo, guarda. Ho detto, Giorgio, non fumare le sigarette, fuma questa che è proprio uguale. È proprio come la Marlboro.
No, le sigarette non ti puoi scegliere. Rifacciamolo. No, non si può di Marlboro. Quindi faccio questo. No, Giorgio, perché non fumi questa che è come le sigarette normali? Per non dire il marchio, capito? Qui puoi mettere tutti i gusti che vuoi. Sì, perché le sigarette normali hanno un gusto solo, questa invece ce n'ha almeno, cioè questa sarà nocciola, filo spinato e quaglia, non lo so che cazzo ci sta dentro. A me fa schifo al cazzo, raga, ve lo dico. Fa proprio schifo. Quando questo è il primo passo per diventare froci. Tu sei eterosessuale, fumi questa e diventi frocio. No, davvero, non lo so, non vorrei che si cazzasse Vannacci, però, cioè... Adesso faccio questa battuta estemporanea che poi taglieranno, però Vannacci è frocio. No, allora dico, no, allora dico. Allora, aperto e chiuso aperto. Questo lo faccio solo per il pubblico di Milano adesso. Questo lo dico adesso. Però se tu, questo mi uccideranno dopo, però non fa niente. Questo non devo farlo, però adesso ve lo dico. Se tu sei Vannacci e sei un generale dell'esercito e ami così tanto la fica, giusto? Cioè tu sei generale dell'esercito, ami la fica, ma quanto a uno dell'esercito, quanto gli piace la fica? Cioè pensa a uno dell'esercito, con fucile, mitragliatore e tutto palestrato, bello, tutto muscoloso, oleato, quanto gli piace la fica quello? Cioè tu dici quello lì, la fica gli piace, dai, impazzì. Cioè io se fossi uno dell'esercito, la fica a brodo, perché la fica ti piace. E che fa un generale dell'esercito? Che fa? Va in Iraq a 6.000 km di distanza, dentro una tenda con altri 600 commilitoni, tutti maschi. La figa gli piace ed è impazzito, ci sta un anno là, capito? Quanto gli piace la figa? Io dopo 3 ore devo leccare la figa una cammella, se no mi sento male. È frosu. Non ti piace la figa?